E buongiorno mondo, finalmente l'ho tirato fuori. Sì, il camper più bello del mondo, eccolo qua, il puffo burlone. E siamo pronti io e la Simo per andare a farci un giro relax sul Lago Maggiore. È il primo viaggio in camper per Simona, che è sempre andata in viaggio in campeggio, ma con la tenda, ma non ha mai provato l'ebbrezza di un van bello come il Puffo Burlone. Quindi ci mettiamo in viaggio e a dopo. Ragazzi, mi stavo anche dimenticando di dirvi che questo non sarà uno dei miei soliti viaggi van più bicicletta, di quelli dove faccio tutto il giro del Lago Maggiore, scordatevelo stavolta. Questa volta, come vi ho detto, stiamo andando a rilassarci e quindi abbiamo portato sì le biciclette, ma per farci dei giretti, per andare al bar a fare colazione. Sappiatelo, non è che poi mi dite sotto nei commenti: "Ah, ma così sono capace anch'io". Bravi, fatelo anche voi. Rilassatevi. Siamo arrivati. Ebbene sì, siamo arrivati all'Agri Campeggio, abbiamo già parcheggiato, non vi abbiamo fatto vedere niente, ma non per colpa mia, per colpa della mia cameraman qua dietro che se la ride e non ha ripreso assolutamente niente. Ci stiamo piazzando, accendiamo il frigo, tiriamo fuori il tavolino, facciamo tutte le cose che si fanno col camper, perché non stiamo qui a spiegarvi. E niente, ci facciamo un aperitivo, un birrettino e un po' di patatine. A dopo! E come avete visto, siamo veramente pronti all'aperitivo. Ok, dopo un bel aperitivo iniziamo a ragionare. Stiamo cenando, facendo finta di essere salutisti. Lei sta scofanando, guardate. Ovviamente con altre due birrette, perché le birrette ci stanno sempre. Siamo un pelino tristi e non tanto preoccupati perché il frigo ha deciso di non partire. Oggi pomeriggio a casa ha funzionato benissimo e adesso qui non vuole partire, non vuole saperne, e vediamo. Infatti ci beviamo tutte le birre prima che diventino calde e pazienza. A dopo. Many tic-tacs later. Molto bene ragazzi, vi avevamo detto che saremmo venuti al lago per riposarci, rilassarci e così stiamo facendo, aperitivo, cenetta e ora siamo già nel letto del nostro Puffo Burlone a leggerci i nostri ebook reader, anche la Simo si sta leggendo il suo, non faccio vedere le mutande e domani andremo a farci un giro in bicicletta, non so se a Angera o da qualche parte giù di là e quindi a questo punto. Buonanotte. The next morning. E buongiorno mondo, siamo quasi pronti per fare la colazione. Qui sta per venire su il nostro caffè che ci aiuterà a riprenderci da queste facce crepate e dopo prenderemo le bici che sono ancora caricate sul camper e ce ne andremo a fare un giro o al parco del Golfo della Quassa oppure ad Angera. Adesso decidiamo, ma prima dobbiamo svegliarci, quando ci siamo inquadrati decidiamo cosa fare. Lei cazzeggia il telefono, io preparo la colazione per tutti. Buona giornata. Guardate che mezzo che è arrivato, più vecchio ancora del Puffo Burlone, si vede? Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbastanza tardi, perché è abbastanza tardi, vero Simo? È tardissimo, ma continuiamo a ripetervelo, siamo qui per rilassarci, adesso siamo sulla ciclabile. Direzione? Angera. Prima però com'è l'altro paese? Ronco, te lo do io il promemoria. E comunque sembra essere ranco, non ronco, e quindi niente vino. Siamo arrivati ad Angera e quanto è stata dura arrivarci?
tanto. Mi sono cagata. More moments later. Ragazzi, non ve l'abbiamo detto, ma abbiamo già mangiato in compagnia del buon Marcolone. Ciao. E di Eva, che è lì, che fa la TikToker. E niente, non vi abbiamo fatto vedere che mangiavamo perché non era neanche il caso, quindi buona giornata. No ragazzi, non vado così forte in bici. Siamo in macchina e stiamo andando dove? Al Lido di Monvalle. Lido di Monvalle, andiamo a rinfrescarci un po' perché nonostante le previsioni gli occhiali del gioco. Fa un caldo della Madonna. Fa un caldo della Madonna. E quindi andiamo a pucciare almeno le gambe fino alle ginocchia dentro al lago. Sì ragazzi, non so che video verrà fuori di queste due giornate, perché ci stiamo proprio solo rilassando, non stiamo facendo un tubo, siamo qui al lago con Marco, Eva e niente, ci rinfreschiamo un po' da questa giornata torrida di caldo quasi ormai estivo e niente, Eva, è fresca l'acqua? Caldissima! Ragazzi, abbiamo salutato Marcolone e adesso stiamo andando in bicicletta a vedere il Sasso Cavallazzo e un giretto qui nel parco che rifaremo comunque domani e pedalo perché per fare il video la Simo mi ha dato strada ed è là davanti che mi aspetta. Non ci voglio neanche stare, soltanto stare qua già mi viene l'ansia vedere tutte quante queste cose così. C'è una cosa, c'è una forma d'ansia immensa, mi devi credere, immensa. Ragazzi, stiamo facendo i vecchietti, ma solamente perché si è messo a diluviare, adesso sta un po' smettendo, ma guardate là in fondo come è ancora tutto nero. La Simo è qua in fondo un po' triste perché siamo bloccati dentro il camper, ma abbiamo ordinato le pizze perché non abbiamo voglia di cucinare questo tempo, quindi mangiamo e buonanotte a tutti. The next morning. E buongiorno mondo, ha piovuto tutta la notte, per fortuna non ero in tenda ma bensì in camper come sapete. La Simo è sempre triste da ieri sera per queste giornate uggiose. Adesso ha smesso di piovere, ma la temperatura è scesa di 13 gradi rispetto a ieri, fuori ce ne sono 15. Stiamo facendo colazione con plum cake, yogurt e caffè e poi decidiamo se andare in bicicletta o a piedi a fare il giro del parco, perché sarà tutto pieno di fango, quindi vediamo se caricare le bici già sul camper e andare a fare il giro a piedi o farci il giro con la bici e infangarci tutta la schiena, ci facciamo una cresta di fango fino qua, così vi facciamo sapere dopo. Ciao ciao ciao. Molto bene ragazzi, ci siamo presi un po' di coraggio e nonostante i 17 gradi ma percepiti 15 da Simone e almeno 10 da Simona perché è una freddolosa, abbiamo preso le bici e ci stiamo dirigendo verso Ispra attraverso il parco della Quassa, che è questo qua davanti. Guardate, sembra autunno pieno, pozzanghere, e Simona almeno c'ha i parafanghi, io no e tornerò con tutta la striscia di fango sulla schiena. E quindi pedala Giappino, pedala Simona, a dopo.
E dopo ben due settimane di caldo torrido primaverile, di quello che è 35 gradi che ha fatto scognare tutti quanti, abbiamo tirato fuori il camper, ieri ce la siamo goduta e oggi guardate qua che bella giornata autunnale, autunnale piena. Freddo? Ragazzi, abbiamo deciso di seguire il percorso per le fornaci che era segnalato solo pedonale e in effetti, come state vedendo, in bici non è che si possa passare, anzi anche portarle a mano diventa un po' complicato, ma dovremmo farcela, la Simo è già là in fondo e niente, vediamo se si viene fuori senza arrabattarsi dentro il lago. A dopo. Oggi la Simo mi mena, le ho fatto fare tutto quel pezzo sul lungolago solo pedonale, quindi con le bici a braccia, e adesso l'ho portata in questa salita all'11% e ecco come sta affrontando l'ultimo pezzo. I primi 100 metri però li ha fatti pedalando. Di più di 100, che stronzo, almeno 600. Non è 600 neanche tutta la salita. Sì. Va bene, comunque... Metà salita l'ha fatta pedalando e adesso sta faticando. Ma all'11% chi è che non faticherebbe? Adesso la porto a prendere il gelato. A dopo. Adesso ricomincio a respirare. Oggi dobbiamo proprio rendercela complicata. Adesso siamo scesi dal mausoleo e... mi tocca portare giù le bici a mano. E la Simo viene giù a piedi, la ruffiana. Dove l'hai lasciata la bici? Lì. E chi la porta giù? Giappino, per favore. Ci siamo meritati questo aperitivo. Sì. Tre. Eravamo arrivati di qua però, vero? Non lo so. Sì, sì. E all'alba delle due quasi siamo pronti a farci un bel piatto di pasta molisana con pesto Carli, gentilmente offerto da Donatella, e una bella bottiglia di vino, ce lo meritiamo. Buon appetito a tutti. Com'è andato questo weekend? Questo weekend è stata una palla tremenda. Che bastardo. Perché Simona non pedalava, si faceva portare la bicicletta in spalla da me o da qualsiasi persona trovasse in giro con figlie a carico. È una bugia questa, sai. Non è una bugia, è la pura pura verità. Adesso cosa facciamo? Adesso finiamo di bere il vino, ci beviamo un caffè che è già pronto, della super moca,
stavo scaricando un po' di foto per fare un po' i social network for Star Warsers. Scusa? Social network for Star Warsers. Ok. E poi? E niente, facciamo ancora una passeggiata. Sistemiamo tutta la baraonda che la Simo ha creato nel campers. Le bici io le ho già caricate. Smontiamo tutto. Partiamo entro le 5 perché sennò qua ci fanno pagare un'altra giornata e ci sgonfiano le gomme del camper sennò. Grazie. Prego. Già ragazzi, sto impostando il navigatore direzione casa. Il nostro weekend si conclude qui, sono le 5:10, siamo già sforati di 10 minuti dal check out dell'agri camping del Lago Maggiore. E niente, 1:11 e siamo a casa. Game on, ragazzi.